origine in questi due grandi centri che sono Capua e Ponte Cagliano, e qua abbiamo presentate le tombe più antiche, praticamente di tipo milanoviano e etrusco, da Capua e anche da Ponte Cagliano, con queste incinerazioni con gli elmi, imitazioni di elmi, con diverse decorazioni sul cimiero, come una capanna per il secondo, una cresta e un animale per il terzo. Queste prime tombe milanoviane etrusche in campagna appaiono in un contesto di una grande ricchezza della terra, dell'agricoltura, della pastorizia e anche dell'artigianato. E quindi il sito di Longola è esattamente questo, rappresenta questo. E quindi, come diceva il professor Rosanna, ci sono per esempio questi piccoli frammenti che sono molto importanti, perché sono frammenti di ambra grezza che era lavorata sul posto, ma avete anche tutti gli altri tipi di artigianati, come la metallurgia, e per esempio avete degli oggetti in corso di lavorazione molto rari, perché non si conoscono normalmente. Altre cose importanti sono i rapporti con le altre culture dell'Italia, come appunto il Materano, come diceva il professor Rosa, ma anche le prime tracce di una vita religiosa, che sono queste statuine che sono dell'VIII secolo a.C., che raffigurano dei personaggi e dei dati miniaturistici. Importante anche in questo periodo il fatto che i defunti sono presentati o come soldati con l'elmo, o dentro le ceneri dei defunti sono inserite dentro un modellino della casa. La casa ovviamente è la cosa importante di queste società protostoriche, e ci può essere anche una raffigurazione del defunto, per esempio in questo caso unico di Greta Griciniano d'Aversa, su un carro miniaturistico di terracotta. Nella seconda metà dell'VIII secolo compare un'altra componente culturale etnica, che è quella greca, con l'arrivo degli euboici, che quindi sono questi greci dell'isola dell'Eubea a nord di Atene, e che quindi sono contatti con i greci, ma anche tramite i greci col Mediterraneo orientale, con i fenici, con la Siria del nord, eccetera. Il corredo più importante, forse adesso, è stato trovato vicino a Ponte Cagliano, a Monte Vetrano, qualche anno fa, e questa tomba di una donna ricchissima, come in Etruria, le donne avevano un'importanza particolare nella società etrusca della Campania, e questa donna quindi ha tutto il vestito di tipo etrusco, con appunto le fibule con l'ambra, questa specie di scettro e una conocchia, e poi tutto il corredo per il banchetto, la cottura delle carni, alari, spiedi, e poi tutti i vasi metallici. E qua abbiamo una sovrapposizione molto interessante di un calderone greco, un vaso di origine centroeuropea e un vaso dipinto greco, ma prodotto dagli atelier greci insediati a Tumma o a Piteusa. E poi abbiamo tanti altri vasi interessanti, come un'anfora milanoviana e etrusca, una navicella sarda con una lucerna di bronzo che raffigura un piccolo modellino di barca, e poi questa coppa con un fregio di tori, quindi di produzione fenicia del Mediterraneo orientale. E quindi questo rispecchia una grande ricchezza di questi
queste reti di contatti che si ritrovano in tutto il Mediterraneo e in tutta Italia. Quindi avete qua diversi esempi di questi oggetti. Guardate per esempio questo cratere, quindi il vino, il vaso dove si mescolava il vino e l'acqua in Grecia, che è di produzione greca Matacuma e che è stato imitato dagli Etruschi in Ponte Cagliari. All'inizio del VII secolo a.C., quindi verso il 600 avanti, il 700 a.C., compare una cultura principesca detta orientalizzante, perché appunto mescola tutte queste componenti del Mediterraneo di questa epoca orientalizzante, e il contesto più interessante per questa cultura orientalizzante tirrenica è la tomba di Artiaco di Cuma, che è una tomba principesca nella quale il defunto era incinerato, seppellito in un calderone come si legge nell'Iliade di Omero, e era come un eroe dell'Iliade. Quindi c'era questo grande calderone di bronzo e dentro c'era un'urna che era di argento, che avete qua. Ma questo principe greco di Cuma era vestito come un principe etrusco, aveva le fimbule etrusche e aveva pure uno scudo che era uno scudo etrusco, di là abbiamo. Ma quando era al banchetto utilizzava dei vasi d'argento, rocche, piatti, che erano di origine orientale e felice, e quindi era uno che era greco vestito come un etrusco che veniva come un orientale. E quindi poteva dialogare con altri principi del Tirreno che erano etruschi per alcuni o anche latini, come questo che è quello della tomba Barberini di Palestrina, dove si ritrovano le stesse cose. Ma guardate per esempio questo, cioè è interessante poi questo incontro tra la raffinatezza più estrema dell'Oriente, come questo piatto di argento dorato fenicio, e poi questo disegnino fatto a mano, forse da un latino, su una coppa che è una coppa di imitazione etrusca, di coppa orientale. Nel VII secolo a.C. si sviluppa anche il grande commercio mediterraneo, che era un commercio marittimo del vino e anche forse dell'olio, ma soprattutto del vino. E avete qua in questa vetrina una raffigurazione eccezionale su un vaso ritrovato di recente a Veio, nell'Etruria meridionale. Avete il disegno là, è una grande nave, e nelle stive della nave sono raffigurati dei cavalli. Era una nave enorme, c'erano almeno quattro cavalli, che erano cavalli da corsa o cavalli per questi principi. E poi ci sono delle anfore, quindi queste sono le anfore del trasporto del vino, che erano anfore greche, anfore etrusche, anfore di questo proprietario di nave che era un latino. E poi avete qua alcuni oggetti trovati in un relitto importante dell'inizio del VI secolo, quindi contemporaneo alla fondazione di Pompei, il relitto dell'isola del Giglio, già all'epoca le navi affondavano vicino all'isola del Giglio, dove era un greco che veniva dalla Turchia e che aveva fatto diverse tappe nel Mediterraneo, e ad ogni tappa aveva venduto il vino
del tuo paese, poi ripreso, e quindi l'ultima tappa era Vulci in Etruria, e sicuramente voleva andare fino a Marsiglia in Gallia, e quindi aveva tutto questo carico del vino etrusco che purtroppo è affondato. E sull'altro lato avete il materiale dello scalo marittimo di Punta Chiarito sull'isola di Ischia, dove si produceva il vino, adesso si sa, e quindi ci sono le anfore del vino che sono di tipo etrusco, di fabbricazione campana, con un vino che era prodotto sull'isola di Ischia. A questo punto, alla fine del VII e del VI, le grandi famiglie principesche orientalizzate sono sostituite da una elite media che si ritrova sia nelle città sia nelle campagne della Campania. E quindi avete qua alcuni esempi, come questa grande tomba di Calles della Campania, dove si trovano quella, quindi sono delle produzioni di serie, come il Bucchero Nero Etrusco, quindi avete per esempio un servizio per il vino etrusco, uno greco e uno indigeno, della stessa tomba, quindi utilizzati dalla stessa persona. E poi cominciano a comparire le produzioni locali in serie di vasi dipinti che sono influenzati dallo stile greco di Corinto, quindi per questo si chiamano etrusco-corinzie, e quindi avete per esempio qua quattro vasi che provengono dagli atelier di Monte Cagliano, con diversi stili all'interno. Allo stesso momento in Etruria compaiono delle produzioni di serie di vasellame di bronzo, e quindi qua abbiamo un esempio molto importante che proviene da una tomba dell'Abruzzo, ma che era appunto il vasellame di bronzo utilizzato dalle elite campane del VI secolo avanti Cristo. In questa vetrina è esposto il corredo di una delle più antiche tombe di Pompei, che quindi una necropoli di Stabia, dove ci sono gli elementi indigeni come questa coppa e poi il cantaros etrusco di Bucchero Nero. Quindi questo personaggio utilizzava sia la coppa tradizionale locale sia il nuovo vaso del banchetto etrusco, e poi era vestito pure con delle fibule qua che sono sia locali sia di tipo adriatico, quindi ci sono nuove relazioni con l'adriatico. Quindi adesso si sa che la fondazione di Pompei è avvenuta verso il 600 avanti Cristo, quindi un periodo in cui sono comparse tante città nuove, sia in Campania come Posidonia, Pestum, poi le nuove città di Capua e di Monte Cagliano, perché sono state ristrutturate queste città etrusche della Campania, ma anche Selinunte in Sicilia, Marsiglia in Provenza, e quindi c'è questo esperimento della nuova città arcaica che si ritrova a Pompei. Importante che anche nella fondazione di Pompei si ritrova questa mescolanza di elementi etruschi e greci, perché come si vede qua, via Stabiana, che sicuramente fa parte del primo impianto urbano di Pompei, segue un orientamento che è nord-est, nord-ovest, sud-est, che è quello che l'augure etrusco prendeva per orientare la città secondo le regioni del cielo che erano attribuite alle diverse divinità. E quindi è un procedimento rituale che in questa mostra è evocato, come lo diceva la dottoressa Agozzino, da questo eccezionale monumento da Banzi,
quei templi celesti di Varzi, dove ci sono appunto l'augure e Giusto Romano, in questo caso, si metteva qua a ovest e guardava il volo degli uccelli, e a seconda della posizione di questi uccelli poteva leggere sui cibi cosa significava questo volo. E per esempio là a nord-est ci sono, menzionavo solo questi, gli uccelli benevoli, quindi quando arrivavano là, gli uccelli era un segno benevolo. Sì. E quindi a questo punto la città era anche fondata rispetto all'orientamento di questi templi, e quindi per esempio il primo asse era quello appunto, la diagonale così, da nord-ovest a sud-est. Ma la seconda cosa è che la pianta plantata di Pompei seguiva anche il tipo di urbanistica greca dell'epoca, come per esempio abbiamo il confronto tra la pianta di Pompei e la pianta di Selinunte in Sicilia. Insieme all'impianto urbano sono stati fondati nella prima metà del VI secolo i santuari, sia nella città che fuori dalla città. E quindi lo scavo di fondo Iozzino che è stato fatto è stato molto importante per la riscoperta di questa Pompei etrusca, e avete qua una restituzione, una evocazione dello scavo di questo strato etrusco arcaico di fondo Iozzino, in cui si vedono le offerte di armi e di ceramiche, che sono ceramiche etrusche, anche greche, ma soprattutto ceramiche etrusche che recano delle iscrizioni in etrusco, in alfabeto etrusco, in lingua etrusca, con nomi personali etruschi. Vedete per esempio questo cantaros di Buchero Nero, di ceramica etrusca, con un'iscrizione in etrusco, bim, Mamarche Tetanas, sono di Mamarche Tetana, e quindi è un personaggio etrusco che forse è un nome italico tra l'altro, ma comunque che aveva dedicato qualcosa ai santuari. In alcuni di questi vasi si conosce il nome, o più precedente la qualifica della divinità, che è Apa. Apa in etrusco significa il padre praticamente, e quindi dovrebbe essere una specie di Giove infero. Quindi questo santuario di fondo Iozzino adesso si inserisce in tutta la serie di santuari a cresce etruschi, che si conoscono sia in Campania, a Ponte Cagnano, sia in Etruria, come vedete in questa vetrina. Purtroppo a Pompei i monumenti etruschi nel VI secolo sono quasi scomparsi completamente. Rimangono solo alcuni frammenti, come questa base di colonna che apparteneva a un tempo a un monumento etrusco del VI secolo, e questo piccolo frammento di antelizza di decorazione del petto, che rimanda a uno stile che è conosciuto molto meglio a Capua, perché là sono state ritrovate delle stili in cui erano conservate queste decorazioni architettoniche, quindi vedete esattamente la stessa forma. Poi si arriva all'ultimo capitolo della storia, che è quello del tramonto di Pompei, un tramonto che comincia nella prima metà del V secolo a.C., momento in cui si sviluppano altri centri nella zona, come dicevo, Nocera e Fate, e quindi avete la ricostruzione di un servizio da banchetto greco, etrusco, indigeno, come è raffigurato sulle pareti della tomba del tuffatore di Pestum, che è di questa epoca esattamente, quindi con questi bellissimi vasi greci a figure nere, a figure rosse, un grande cratere di forma indigena e tutto il servizio del vino
in bronzo che è di produzione etrusca da Vulci, e poi le coppe che sono anche greche di produzione di Atene. Poi la battaglia di Puma e quindi la, il controllo delle barre da parte dei, dei greci di Puma. Abbiamo un'evocazione di cosa doveva essere l'esercito etrusco alla battaglia di Puma, con gli elmi, un deposito di elmi che proviene da Betulonia, questo, ma anche una panoplia che viene dalla Corsica, da Alergia, e una panoplia mista etrusca, greca, iberica, italica. E poi qua vediamo un vaso molto importante, poco dopo, che è un'imitazione locale di un cratere greco, sul collo del quale c'è una raffigurazione di battaglia navale, con due crue di navi greche o etrusche, e quindi nella prima metà del quinto, quindi potrebbe essere contemporanea alla battaglia navale di Puma. E infine la terza cosa è ovviamente l'arrivo di queste popolazioni sannitiche dall'Abruzzo, che qua abbiamo, quindi che sono conosciute ovviamente dalle forme di vescovi, di cui abbiamo avuto dei bei esempi con questa lastra, e quindi vedete appunto la panoplia che si vede nella retina prima, che greca, iberica, e poi abbiamo le prime tombe sannitiche che provengono sia dalle necropoli di Ponte Cagnano sia da quelle di Pestum. Interessante il fatto che le sannitiche non hanno ripreso la cultura etrusca, si sono elenizzate e hanno ripreso, come vedete, con il servizio da banchetto, per esempio, dall'armamento, degli elementi della cultura greca. Come dicevo, gli ultimi oggetti etruschi, specificatamente etruschi, in questi corredi sono gli elementi del servizio del vino. Gli etruschi erano legati particolarmente al banchetto, al consumo del vino, e quindi fino al IV secolo avanti Cristo si ritrovano queste brocche che sono etrusche, oppure anche questo candelabro è di produzione etrusca delle forme meridionali. Ma anche in questo momento, nel IV secolo avanti Cristo, compaiono anche per il banchetto altre componenti, altre culture, come la cultura che si ritrova in Macedonia, in Caccia, a Taranto, che è una cultura del banchetto greco che si ritrova all'epoca del banchetto aristotelico. E per Pompei comincia anche la storia della Pompei sannitica, che è conosciuta dalle scoperte recenti sia a fondo del Sino, perché ovviamente il santuario continua anche se non ci sono più gli ali degli etruschi, e dalle tombe scavate a Porta Ercolano, che sono del IV secolo e che sono le prime tombe sannitiche. Quindi dopo il IV secolo avanti Cristo scompare la cultura etrusca a Pompei, ma alcune famiglie conservano degli oggetti nella storia della vecchia storia russa. E questo vaso è importante perché è una sicula di tipo orvietano del V secolo a.C., alla quale sono state aggiunte le anse, l'anza e i piedini nel I secolo a.C. E quindi è una specie di ricordo degli antenati, praticamente delle grandi famiglie di Pompei, che cioè avevano questa storia etrusca dietro a loro, e quindi per questo abbiamo messo una delle iscrizioni più antiche di
Pompei, che era un'iscrizione appunto di cui parlavo prima, Marques Stephanas, e questo grande personaggio che aveva offerto qualcosa a Fondo Jozzino. E così si chiude la storia. Grazie.